Daniele, ma è vero che voi ciechi avete i sensi più sviluppati? Ecco, questa è una delle domande che più spesso mi viene fatta quando vengo inquadrato come particolare esemplare di non vedente. Voglio sfatare un mito, nel senso che non è che io adesso da qui, siccome sono cieco, sento i discorsi che stanno facendo in centro a Spoleto. O ancora, non è che quando ero in coda per l'udito, siccome il Padre Eterno mi ha visto cieco, mi ha detto, vabbè, ti diamo appunto un po' di udito in più, te ne do un cucchiaio in più per compensare. Diciamo che noi ciechi abbiamo i sensi più sviluppati grazie alle esperienze, o meglio grazie alle esperienze allenanti. Io sono Daniele Cassioli, sono cieco dalla nascita, ho 36 anni e nella mia vita, diciamo, ho fatto dell'esperienza allenante veramente un mantra. Mi sono dedicato allo sport, allo sci nautico per la precisione, e a furia di dedicarmici ho conquistato, ho vinto 25 titoli mondiali. Devo dire però che il titolo più importante è quello appunto di portare lo sport ai bambini, ai ragazzi non vedenti tramite l'associazione che ho fondato, perché appunto sono convinto che l'esperienza allenante, a prescindere, ci faccia crescere. Ma che cos'è un'esperienza allenante? Volete provare? Ok, bravo, mi aspettavo più entusiasmo. Comunque. Oh, ok, oh, meno male, molto bene. Allora vi invito a chiudere gli occhi e adesso con calma alzatevi in piedi. Oh. Non fate i furbi, occhi chiusi, vi tengo d'occhio. Allora, adesso sempre ad occhi chiusi fate un giro di 360 gradi su voi stessi. Benissimo, adesso con calma, toccate bene dietro di voi e sedetevi. Aprite gli occhi e immaginate adesso invece ad occhi chiusi, non lo farete, non vi preoccupate, ma immaginatevi di uscire magari da questo teatro e ad occhi chiusi tornare a casa, domattina magari svegliarvi e preparare la borsa, andare a scuola, andare in ufficio. Ecco, per chi non vede, anche solo girare per strada col bastone bianco è un'esperienza allenante. Per sopravvivere devi ascoltare le auto, non potendole vedere, per evitare che ti schiaccino e quindi che finisca in tragedia. In realtà questa cosa vale anche per gli esemplari di vedenti, i cosiddetti normodotati gravi, cioè anche chi vede può fare attraverso l'esclusione della vista bendandosi delle esperienze allenanti. È noto, per esempio, che gli sportivi di alto livello, chi scia, per esempio sulla neve, si benda per aumentare, migliorare la percezione, per esempio, del pendio, la percezione dell'equilibrio. È interessante questa cosa. Per migliorare la percezione dobbiamo togliere la vista, al senso che più di tutti ci dà informazioni sull'esterno, su quello che c'è all'esterno. Quindi da qui si capisce che ognuno di noi può sviluppare gli altri sensi se lo vuole, anche chi vede. E quindi torniamo a voi, vi chiedo ancora una volta di chiudere gli occhi. Adesso, se li avete chiusi, alzatevi in piedi. Ecco, e scambiatevi di posto. Chi avete alla vostra destra va alla vostra sinistra e viceversa. Occhi chiusi, mi raccomando. Benissimo, adesso sempre ad occhi chiusi, toccate con le mani dietro di voi per evitare guai e con calma risedetevi. Aprite gli occhi e vi invito a riflettere su quanto
la prima esperienza vi abbia aiutato nella gestione della seconda. Siete quasi dei colleghi, diciamo, no? Molto molto bravi. Ecco, se ci pensate, l'essere umano è progettato per migliorare, per apprendere, per migliorarsi e per crescere. L'essere umano, che siamo tutti noi, ha due fantastici alleati. Uno è il corpo, il nostro corpo, e l'altro è il cervello, la testa, diciamo. Il nostro corpo fa un sacco di cose senza che noi ce ne accorgiamo. Per esempio, respira per noi, oppure suda, digerisce. Se il nostro corpo fosse un'azienda e le cellule fossero dei dipendenti, noi saremmo di fronte all'impresa più di successo e più efficiente probabilmente mai trovata, mai vista prima. Se il nostro corpo fosse un condominio e le cellule fossero i condomini, staremmo vivendo probabilmente nel contesto più armonioso che si sia mai incontrato. E oltre al corpo c'è un altro alleato incredibile, che appunto è il cervello. Il mio cervello, ammesso che io ce l'abbia, ha scelto per necessità di dedicare aree intere che sono usate per vedere, che voi usate per vedere, all'udito, all'ascolto. Quindi che cosa succede? Che ha una capacità di orientare tutte le risorse che ha in virtù delle nostre esigenze. E se ci pensate, questa cosa è straordinaria e si chiama plasticità. Il nostro cervello è plastico, quindi è in grado di adattarsi. E questo succede anche a voi, succede a chiunque di voi. Chi per esempio è appassionato di cucina sta dedicando parti del suo cervello per maneggiare bene degli utensili, per memorizzare le ricette, insomma per tutto ciò che è la sua esigenza di quel momento. Chi di voi è un bravo professionista, mi auguro tutti, usa il proprio cervello per mettere a frutto le competenze, le proprie competenze e le competenze che ha, crescere e migliorare. Poi arriviamo noi con la parte, diciamo, cosiddetta la ragione, no? La consapevolezza, la cognitività. Questa cosa non fa per me, te l'avevo detto che su sta roba ero scarso. Sarà capitato almeno una volta a ognuno di voi di dirsi questa frase, succede tanto anche a me. E quante volte mi viene detto, guarda, voi disabili avete una forza che noi non abbiamo. Ecco, mi spiace per voi, ma questa forza ce l'abbiamo tutti. Chiudete di nuovo gli occhi, vi giuro che è l'ultima volta, eh? E adesso piano piano alzatevi di nuovo in piedi. Adesso datevi un 5 con il vostro compagno di posto, col vostro vicino, scambiatevi un 5, vai. Occhi chiusi, eh? Ok, se non abbiamo lacero contusi, vi chiedo piano piano di risedervi. Occhio a dove vi sedete. E riaprite gli occhi. Adesso siete dei professionisti. Cioè, anche chi di voi non è riuscito a trovare la mano del compagno, sicuramente si sarà reso conto che è migliorato un pochettino ad occhi chiusi. Quindi vedete che anche voi in 10 minuti avete allenato un pochettino gli altri sensi. Ecco, se io adesso dovessi chiedervi che cosa serve, che cosa ti serve per essere un genio? Ognuno di voi, io compreso, ognuno di noi penserebbe ad aggiungere, mi servirebbe più intelligenza, mi servirebbe più tenacia, mi servirebbe più quoziente intellettivo. E invece forse a volte non è aggiungere che ci aiuta, perché quando abbiamo aggiunto delle cose, per esempio i navigatori satellitari, adesso che li abbiamo nessuno si ricorda più una strada a memoria. Quindi a volte forse più che aggiungere bisogna fare un passo indietro e togliere qualcosa, diciamo così. Noi disabili lo facciamo per scelta, la mia storia un po' ve l'ho raccontato, e se non vi basta la mia storia posso raccontarvi la storia di Leonardo, la storia di Nicole, la storia di Riccardo, tutti i bambini non vedenti che grazie a una mancanza hanno sviluppato un rapporto col suono incredibile e sono musicisti sorprendenti. E quindi chi ha una disabilità toglie per necessità.
Mentre per tutti noi, per tutti voi, questa può essere una grande opportunità, un'opportunità straordinaria. Io vi ho avvisato, ve l'ho detto. Adesso la scelta ora è vostra.